Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi stiamo celebrando una messa che sarà applicata secondo l'intenzione della Madonna e quindi la celebriamo anche in onore della Madonna ed è la prima delle splendide messe in onore della Madonna che si trovano nel messale del lezionario della Beata Vergine Maria per il tempo di Pasqua, intitolata Santa Maria nella risurrezione del Signore. È una messa bellissima che celebra due cose, la fede di Maria nella risurrezione e Maria come donna risorta già da questo mondo, come vedremo soprattutto nella prima lettura e nel Salmo responsoriale. Il Vangelo è quello che nella Chiesa è stato proclamato la notte di Pasqua, proprio di questa liturgia dell'anno A, perché è il Vangelo secondo Matteo, che ci ricorda come è l'angelo a rotolare il sepolcro e a dire alle donne: guardate, la tomba è vuota, non è qui, è risorto. Dice anche loro una bella frase: non abbiate paura voi non dovete avere paura del risorto, deve avere tra virgolette paura chi non ci crede, ecco, e chi non lo ama, quindi chi deve temerlo come giudice, non chi deve attendere di incontrarlo come sposo. Non è qui, ecco, sapete che i Vangeli non ci dicono ciò che la tradizione ci ha tramandato, ossia che Maria Santissima è stata la prima a vedere Gesù risorto. Gesù non stava nella tomba all'alba della mattina del giorno dopo il sabato, perché era già da Maria Santissima a intrattenersi con lei, a mostrarsi per primo a lei, come era giusto che fosse, perché sappiamo bene che la Chiesa ha sempre custodito questa santa e pia tradizione a cui dà credito, che la Madonna è stata la prima testimone del risorto diretta, tra l'altro, e tutti quanti hanno avuto l'annuncio della risurrezione prima di vedere Gesù, tutti, o dall'angelo, le donne, tra cui c'era anche Maria di Magdala che era la prima a vederla, o addirittura dalle donne stesse, come gli apostoli. Ma la Madonna ha visto Gesù risorto immediatamente, senza bisogno di nessuno che glielo annunziasse. Perché? Perché se l'era già annunziata da sola, può essere proprio la sua fede nella risurrezione, era stato anche annuncio e certezza granitica di vedere presto risorto colui che aveva visto morire tra dolori atroci, che lei aveva condiviso e offerto ai piedi del Calvario. L'abbiamo cantato nell'antifono al Vangelo: Ave Santa Maria, che hai portato presso la croce i dolori del tuo figlio, e ora esulti di serenissima gioia. Ora, il ritornello del Salmo responsoriale di questa splendida messa celebra inoltre la Madonna come la città di Dio in cui abita la giustizia. L'abbiamo ripetuto insieme: sei tu, o Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia, è letto uno splendido cantico del profeta Isaia, cantico una parte del quale è tolta come lettura breve nella liturgia delle ore, proprio l'inizio, l'incipit, nel comune della Beata Vergine Maria, cioè le parole: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. In queste parole la Chiesa e la sua liturgia vede la Madonna. Non è difficile scorgervi un'eco anticipata del Magnificat, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, abbiamo sentito, no? Perché appunto mi ha rivestito delle vesti di salvezza, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. La Madonna è stata salvata in maniera più eccellente, insegna la Chiesa, attraverso l'Immacolata Concezione, come? In vista dei meriti della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi la Madonna non è stata soltanto la cooperatrice con Gesù dell'opera della redenzione e la prima testimone della risurrezione, è stata anche la donna risorta già da questo mondo, perché è stata rivestita delle vesti di salvezza in maniera più eccellente. Lei non è caduta in trappola nelle mani del peccato, né originale né attuale, ed è stata quindi avvolta anche con il manto della giustizia. Il manto della giustizia è la perfettissima santità unica e ineguagliabile di cui è stata costellata e caratterizzata la vita di Maria. Quindi quella città santa, e concludiamo, quella nuova Gerusalemme che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per lo sposo, è da un lato una profezia
perché è la profezia della Chiesa bellissima in cui tutti abiteremo, speriamo, la nuova Gerusalemme che ci attende alla fine del tempo e della storia, ma è anche già compiuta, perché questa città santa è Maria e tutti coloro che comporranno questa città santa sono già tutti quanti prefigurati e contenuti nella santità unica e irripetibile di Maria Santissima. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Maria e la Chiesa entrambe sono quindi destinatarie di queste bellissime parole. Dio abita nella sua dimora. E che cosa succederà? Tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Questo è da un lato per noi fonte di grande consolazione, perché qui stiamo in una valle di lacrime, non per niente nella Salve Regina, che recitiamo al termine del Rosario e anche al termine della Santa Messa, noi diciamo alla Madonna, a te ricorriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime, perché qui purtroppo non è possibile andare esenti da esse. Tuttavia, anche se qualche lacrima dobbiamo versarla, anche se lutti, lamenti, affanni e morte purtroppo dobbiamo affrontarli, possiamo e dovremmo vivere tutte queste cose anche nel nostro piccolo da risorti. Quindi non senza speranza, certamente nella vita terrena dobbiamo essere consapevoli che c'è la dimensione della croce e del dolore che Maria Santissima conobbe benissimo nella sua vita terrena, ma numero uno la gioia della pienezza della risurrezione che già fin d'ora ci accompagna nella speranza di quasi distruggere i dolori, no? La piccola Santa Gemma Galgani, ripetendo un adagio che addirittura credo che risalisse a San Francesco, ripeteva: tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi diletto, no? Quindi la certezza che questo sarà ci anima a ben vivere nella vita presente, ma anche l'anticipo che il Signore ci concede, il tempo di Pasqua ce lo ricorda, perché sì, i dolori rimangono, ecco, ma quando si vive da risorti, quindi con la fede nel cuore, con l'amicizia con Gesù, con la vita della grazia e in perfetta unione con la divina volontà, certamente si passa nella valle di lacrime, ma ci si passa da figli di Dio, e non è certamente la stessa cosa di chi affronta le proprie dolori della vita senza avere speranza. Così sia per ciascuno di noi, celebriamo con gioia questa Santa Messa e chiediamo a Maria Santissima, ecco, di ottenerci una fede certissima nella risurrezione e la grazia di andare sempre avanti con gioia e nella speranza, sapendo che il Signore è risorto, noi siamo già risorti con Lui e godremo della pienezza della Sua risurrezione, eternamente beati nella vita che ci attende in cielo. Siano lodati Gesù e Maria.